Lascia il tuo segno. Fuggi lontano da ogni schema. Guarda più avanti degli altri. Nuova EQA 100% elettrica. Scelta distintiva. Nuovo appuntamento con Tutto Calcio, come sempre l'appuntamento settimanale con la Serie B, la Serie C, la Serie D e il campionato di eccellenza calabrese. In Serie B per le due calabresi tutto sommato è stato un ultimo turno positivo, soprattutto per il Cosenza che ha vinto un incontro importante in chiave salvezza contro il Bari 4-1. Il Catanzaro certo ha ottenuto un punto in trasferta a Pisa con un po' di rammarico perché vinceva 2-0 e poi è stato raggiunto sul 2-2. Questo per quanto accaduto in B. Il Crotone invece ha perso nell'ultimo turno ma si prepara per questo match importante, gara secca in trasferta contro il Picerno. Poi per quanto riguarda la Serie D, ormai diciamo, i verdetti ci sono tutti, spicca questa attesa ora tra il derby calabrese, semifinale playoff tra Vibonese e Regina che si giocherà al Luigi Razza, poi la vincente di questa semifinale playoff affronterà in finale il Siracusa, già appunto nei playoff. Il Siracusa non disputerà il primo turno playoff, la semifinale playoff, perché ci sono più di 20 punti di distacco dalla quinta in classifica. Si prepara per i playoff anche la Vigor Lamezia, che dovrà affrontare la vincente tra Cittanova e Soriano, quindi parliamo di eccellenza. Mentre San Biasa ha fatto festa, era già matematicamente in Serie D, no, ha vinto 4-0 nell'ultimo match contro lo Scalea in casa, condannando lo Scalea ai play-out, e quindi ha chiuso con una difesa veramente impenetrabile, 8 reti subite in tutto il campionato, uno solo e su calcio di rigore nel girone di ritorno, quindi numeri pazzeschi questi del San Biase, allenato da Claudio Morelli. Ancora complimenti ai giallorossi. Allora andiamo dunque alla Serie B per questi risultati dopo la 35esima giornata: Brescia Spezia 0-0, Cittadella Ferrar Pisalò 1-1, Cosenza Bari 4-1, Modena Sud Tirol 1-0, la Reggiana vince a Palermo 2-1, il Parma batte il Lecco 4-0, Pisa Catanzaro 2-2, Sampdoria Como 1-1, Ternana Ascoli 0-1, Venezia Cremonese 2-1. Questa è la classifica: Parma 73, Como 68, Venezia 67, Cremonese 60, 57 Catanzaro, 52 Palermo, 47 Brescia, 46 Sampdoria, Pisa Cittadella 45, Sud Tirol 43, insieme al Modena e alla Reggiana 43, 42 Cosenza, Ascoli 37, Ascoli che ha 37 punti insieme alla Ternana e allo Spezia, Bari a 36, Ferrar Pisalò 32, chiude il Lecco a 26 punti. Dunque dicevamo, il Cosenza che stravince contro il Bari 4-1 con le reti di Mazzocchi, Tutino e poi la rete, la terza rete di Calò e di Forte. Era andato sul 2-1 con Nasti il Bari, quindi 4-1. Sentiamo il post gara di questo Cosenza Bari. La partita vera oggi sia stata la prima mezz'ora del Cosenza, poi è successo qualche cosa, insomma il Bari ha ripreso le redini della gara. Però le volevo chiedere qual è secondo lei la sua mossa tattica per cercare di arginare il Bari che stava tornando, perché era molto più forte sugli esterni, quindi bisognava trovare una soluzione. Mi sa indicare lei tatticamente dove ha risolto la partita? Allora, devo dire una cosa, che la prima mezz'ora secondo me è stata qualcosa di straordinario, nel senso che non può essere la normalità, cioè quindi forse abbiamo fatto anche troppo portando a casa meno nella prima mezz'ora. E quando nei pre-partita vi racconto, per esempio
collegandoci a Reggio Emilia, che io avrei voluto rivedere la stessa squadra, ma non tanto nella qualità del gioco, ma nella presenza, perché poi nelle partite di fine di campionato sono diverse. Cioè, se uno guarda la prima mezz'ora dice vabbè, il Cosenza oggi vince facile, giusto? Però basta un episodio che sporca la partita, da doppio vantaggio, ti trovi a... gli altri non hanno più niente da perdere e tu comunque ti fai condizionare, se non ce la faccio a portarla a casa, cioè l'aspetto mentale è determinante, per quello che lo sottolineo spesso, soprattutto in questo momento qui. Infatti nel quarto d'ora finale abbiamo smesso, forse, che poi dir la verità, dopo il 2-0 abbiamo avuto ancora 3-4 palle gol o situazioni importanti per fare gol, quindi la squadra ha continuato a spingere. Poi un po' rallenti il ritmo, sia delle pressioni, perché chiaramente in questo momento del campionato è dura tenere un ritmo che abbiamo tenuto la prima mezz'ora, e poi cominci a giocare meno, a voler, diciamo così, andare diretti, e questo comunque lascia più palla agli avversari. Abbiamo incontrato un avversario che ha grandi qualità soprattutto nei singoli, uno contro uno, superiorità numeriche. E la cosa che mi è piaciuto nella ripresa, anche se nel primo quarto d'ora, quando ancora non avevo fatto i cambi, al di là di quello dell'intervallo per l'ammonizione di Venturi, io ho visto maturità in questa squadra, anche nel gioco, e il Bari aveva, diciamo così, il pallino del gioco anche nel primo quarto d'ora della ripresa, ma la squadra l'ho vista lucida, serena è una parola grossa, però lucida sì nel convivere con quello. La difficoltà oggi, allora, per subire poco il Bari devi essere molto aggressivo, o tieni la palla tu o devi essere molto aggressivo. Io ho visto oggi che siamo calati fisicamente, quindi se togliamo quelle pressioni automaticamente loro prendono metri, sono in svantaggio e quindi fanno netta subita numerica nella tua metà campo, e automaticamente lì devi vincere i rimbalzi e i rimpalli, devi accettare anche quella partita lì. La squadra l'ha accettata e poi ne è venuta fuori alla grande. Eravamo anche in difficoltà a livello numerico in mezzo al campo, quindi dovevo cercare di modificare un po' quella situazione. Catanzaro, c'è un po' di rammarico, Catanzaro che già pregustava l'ennesima vittoria fuori casa, vinceva a Pisa 2-0 con le reti in apertura di Pontis e poi il 2-0 di Ambrosino, poi però si è fatta raggiungere dal Pisa, quindi Pisa-Catanzaro finisce 2-2, sentiamo il post-gara. Buonasera mister. Un punto importantissimo, una partita ben giocata da parte nostra e anche da parte del Pisa. Eravamo un po' in emergenza perché mancava qualcuno, comunque ottimo questo punto in proiezione finale. Come ha visto lei la gara? Allora, è stata, penso, una partita bella. È stata una partita che ci voleva per noi, perché abbiamo trovato un avversario veramente mai domo, ma un avversario di un'aggressività diciamo molto alta, ed era le partite che in questo momento qua noi abbiamo bisogno, perché comunque dobbiamo alzare un po' l'intensità, dobbiamo alzare un po' la cattiveria, bisogna alzare la capacità di domare una squadra così aggressiva come il Pisa. E oggi noi siamo stati bravi perché comunque abbiamo tenuto botta una squadra organizzata, una squadra che ci ha messo in grande difficoltà. Siamo stati anche fortunati perché comunque hanno fatto veramente una gran partita la squadra del Pisa, quindi faccio i complimenti a loro, perché oltre all'intensità delle aggressioni, oltre all'intensità della partita tutta, hanno messo anche qualità, perché quando ci attaccavano in tanti uomini, quindi bisogna dare atto, insomma, di questo fatto. Ma noi da parte nostra siamo stati attenti, siamo stati diligenti. Chiaramente l'avevamo detto che trovavamo una partita di questo tipo, però non siamo ancora pronti per fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto. Però dobbiamo essere contenti per il punto che abbiamo raccolto e ci prepariamo per le prossime partite. Il prossimo turno si giocherà mercoledì 1 maggio in Serie B, Cremonese-Pisa, Ascoli-Cosenza, Catanzaro-Venezia,
Como Cittadella, Spezia Palermo, Sudutir Lontanana, Bari Parma, Ferrar Pesaro Brescia, Lecce Sampdoria, Reggiana Modena. Questo era appunto per il quadro per quanto riguarda la serie B. Dunque dicevamo del Crotone. Il Crotone ora è atteso da questo turno playoff, la testa è già al Picerno. Appunto il Crotone ha perso ad Avellino 1-0 nell'ultimo match della regular season, però è chiaro che adesso deve pensare a questo match playoff in trasferta, tra l'altro in gara secca contro il Picerno, quindi è sicuramente questo quello che conta ora per la squadra pitagorica. Il primo turno dei playoff del girone C della Serie C prevede Taranto-Latina, Picerno-Crotone, dicevamo, Cerignola-Giugliano. Poi la Casertana al secondo turno invece del girone, quindi la Casertana si è qualificata direttamente al secondo turno, Benevento e Catania invece al primo turno della fase nazionale e l'Avellino al secondo turno della fase nazionale. Quindi questo è il quadro per quanto riguarda il Crotone. Dicevamo, Crotone che ha perso nell'ultimo match della regular season contro l'Avellino 1-0. Sentiamo il post gara. Buonasera, mister Massimo Iepparillo, guardiamo. Ciao, buonasera. Si aspettava una partita diversa da parte della sua squadra, mai pericolosa, merito dell'Avellino, forse nella sua squadra di davanti oggi non ha dato quello che cercava? La partita è stata, penso, equilibrata, che io forse probabilmente ricordo veramente pochissime occasioni da gol in generale. Poi l'Avellino è salito un po' di più nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, dove fisicamente la loro squadra era superiore alla nostra e quindi è andata un po' più di là e ha trovato il rigore. Però ricordo una partita dove comunque è stata combattuta, è stata a centrocampo, ci sono stati tanti duelli, ma ricordo poche occasioni sia da una parte che da un'altra. Sicuramente noi potevamo fare sicuramente meglio, insomma oggi si affrontavano anche due tra i migliori attacchi, quindi sicuramente potevamo fare meglio, ma non solo negli attaccanti, un po' come squadra, attaccare con più giocatori, non l'abbiamo fatto e quindi abbiamo trovato difficoltà a mettere dei pericoli dentro l'area di rigore dell'Avellino. Tutto il resto è stato fatto abbastanza bene perché abbiamo rischiato poco, hanno tirato poco in porta anche i nostri avversari e la partita sarebbe potuta finire tranquillamente 0-0, ma per noi a questo punto cambia poco, noi eravamo di qui. Soltanto l'eventuale vittoria ci avrebbe permesso, con una probabilità molto alta, di arrivare settimi, e lì ci avrebbe cambiato soprattutto il primo turno. Così non è stato e quindi oggi, stasera, possiamo parlare di... Conosciamo il nostro avversario, quindi andremo a Picerno e cercheremo di fare una partita importante perché noi saremo costretti solo a vincere. Buonasera. Ciao. Chiudete al nono posto, non è la migliore posizione che ci si poteva aspettare, soprattutto all'inizio campionato, però resta il Crotone una squadra importante in questi playoff e andarli a giocare a Picerno forse potrebbe anche essere il leitmotiv che potrebbe darvi poi la scossa per un eventuale passaggio del turno, perché potreste davvero essere la mina vagante di questi playoff, visto comunque sempre l'organico molto competitivo. No, cosa saremo non lo so, spingeremo sull'acceleratore perché vorremmo ritrovare nei playoff quello che abbiamo perso nel girone di ritorno, sicuramente. Io sto cercando in tutti i modi di far credere a questa squadra che ha delle qualità, oggi lo ha dimostrato a tratti su tante cose, quindi noi andremo a Picerno, che considero comunque una delle squadre che gioca bene in questo campionato, però... Sì, è una squadra che gioca, sa giocare a calcio, ha sempre fatto ottimi risultati sin dall'anno scorso, quindi oggi se avessimo pareggiato saremmo andati a Cerignola, quindi a noi cambia poco, insomma la difficoltà della prossima partita sarà alta, però noi dobbiamo andarci carichi della nostra conoscenza, la nostra capacità, le nostre qualità che secondo me questa squadra ha, che non ha espresso con continuità nel girone di ritorno. Questo dunque è il post gara
di Avellino Crotone. Vogliamo vincere contro un avversario competitivo, intanto ha detto Zauli a proposito dei playoff, che i pitagorici del Crotone giocheranno in casa del Picerno. Questo è per quanto riguarda la Serie C. Andiamo alla Serie D, Girone I. Si è giocata la 37esima giornata, quindi il penultimo turno della regular season. Questi risultati: Aci Reale batte Locri 3-0, poi Gioiese Trapani 1-2, Licata Castrovillari 3-1, vince a Portici la Vibonese 1-0, vince a San Luca il Real Casalnuovo 1-0, la Regina batte la San Cataldese 2-0, Sant'Agata Ragusa 1-0, Siracusa Agragas 4-0. Hanno riposato il Canicattì e l'Igea Virtus. Questa è la classifica. Trapani già ampiamente promosso in C con 91 punti. Pensate un po', frutto di 29 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte, 91 gol fatti e solo 13 subiti, numeri veramente da record. Poi Siracusa 78, Vibonese 69, Regina 64 e Città di Sant'Agata 52. Poi Real Casalnuovo a 51, insieme alla Cireale, poi Ragusa 50, Canicattì 45, Gia Virtus 44, Licata 43, Agragas 39, San Cataldese 37, Portici 32, San Luca 29, Locri 28, Castrovillari 17, poi Gioiese con 8 punti. Dunque una 37esima giornata che ha già dato altri verdetti. Vabbè, già si giocherà la semifinale playoff sicuramente tra Siracusa, tra Vibonese e Regina in casa della Vibonese, ma prima c'è un altro turno. Poi il Trapani, dicevamo, numeri da record, comunque ha onorato questo campionato ancora una volta la Gioiese, che nonostante la già matematica retrocessione da tempo ha perso in casa 2-1 contro la corazzata Trapani. Vediamoci le immagini di questo Gioiese Trapani finito 1-2. Buon pomeriggio dallo stadio polivalente Pasquale Stanganelli. Buon pomeriggio da Gioiese Trapani. L'ok dato ai due assistenti e si parte. Doppio tentativo di giocata all'interno dell'area rigore, poi il tiro verso la porta di Antonini con la maglia numero 7 e di Marcel Vasil. Il primo tiro verso la porta del Trapani, può aprire sul lato di sinistra dove va a salire Sartore, se la deve vedere contro Elia, lo salta, poi il colpo a terra, il calcio di rigore netto, il fallo sia nettissimo proprio, sposta il pallone, entra, adesso Fayet non trova il pallone ma trova le gambe, su Sartore il fischio, parte Bollino, la parata! Mauro Bollino può effettuare il cross al limite dell'area rigore, il tiro di Bollino e c'è la parata da parte di Smith. Cross all'interno dell'area rigore, la palla che entra nel cuore, passa Maghea a staccare di testa, nuvolo di giocatori, Gelli la controlla, la gira di nuovo per Bollino che può calciare, tre uomini davanti a Bollino, sale Marigosu a libertà di poter avanzare, salta un avversario, ancora Marigosu, la gira verso Bollino che la mette a terra, Bollino nell'uno contro uno, Bollino entra in area rigore, il cross all'interno dell'area rigore, va a cercare il pallone con la testa Giovanni Sbrissa ma non riesce a trovare la porta. Tutto è pronto per i secondi 45 minuti di gioco, partiti, limite dell'area di rigore, la palla è buona all'indirizzo ancora di Sartore che entra in area di rigore, il tiro di Sartore, la parata da parte di Smith, prima insidia del Trapani, sale ancora Gelli, cerca un compagno, la palla è centralmente finta Bollino ma dietro di lui non c'è nessuno, poi parla per Sbrissa al limite dell'area di rigore, va a calciare Giovanni Sbrissa e sfiora l'incrocio dei pali il pallone calciato da Giovanni Sbrissa, si apre la difesa della Gioiese, Sbrissa tenta con il piatto e la palla si alza sopra la traversa,
con Besballa come trequartista, sale Samaghe, la giocata di Samaghe è buona, Samaghe all'interno dell'area di rigore, mette il pallone in porta, boom boom, Samaghe, il Trapani è in vantaggio, eccolo il passaggio di Bollino in profondità, la palla che passa, Samaghe riesce a vincere il contrasto con l'avversario, poi mette un cross verso Sartore, Chop che più conta è che il pallone termina in rete, alla fine arriva Sartori a metterla buona per Balla che può partire in campo aperto, Balla al limite dell'area di rigore, le finte di Balla può calciare il tiro di Bess, Balla, la giocata in campo aperto da parte di Bess, Balla che parte il controllo a tagliare l'avversario di turno, guarda il portiere e la mette dove Smith non può arrivare, palla lunga, non riesce a controllare la palla e allora si riporta in avanti, ancora la Gioiese, c'è il gol della Gioiese, buono, è buona, la rivediamo, tentativo di controllo da parte di Balla, la palla che passa, il lancio da destra verso sinistra, Lipins fuori posizione, palla sopra, il 2-1 finisce qui, il Trapani passa anche contro la Gioiese, per 2-1. Un'altra sconfitta per il Castrovillari, questa volta contro il Licata, c'è stata una doppietta di Rotulo, poi Lanzo e Izzo per il Castrovillari, quindi Licata batte Castrovillari 3-1, vediamoci questo servizio. Ultimi 180 minuti della stagione, Licata ha già messo in cassaforte la salvezza diretta due settimane fa dopo la vittoria interna contro il Ragusa. Castrovillari, che è l'avversario della 37esima giornata del campionato nazionale Serie D, girone I invece dalla domenica scorsa ha salutato in maniera matematica il campionato con la retrocessione in eccellenza dopo il pari interno con il Portici. Dunque quest'oggi, amici sportivi, dal Saraceno di Ravanusa, una gara che avrà ben poco da dire dal punto di vista delle motivazioni, in quanto entrambe le squadre non hanno più la possibilità di migliorare quanto fatto in stagione, ma quantomeno si dovrà onorare il campionato. Liti recupera il pallone, poi alza la gamba alta Coris, ma non c'è fallo, attenzione alla pallone che arriva a Minacori, arriva il tiro, il gol di Rotulo, lo abbiamo appena detto, 7 gol in stagione, miglior ruolino personale per lui, raggiunge adesso quota 8, cambia il risultato al minuto 8 del primo tempo, Licata 1 Castrovillari 0, ha segnato Riccardo Rotulo, una puntare o Proiesco in 1 contro 1, vertice sinistro, lato corto dell'area, il cross in mezzo, non ci arriva veramente per un'inezia Abercon, Castrovillari, quindi un pallone buono che filtra per Rotulo, siamo nella tre quarti del Castrovillari, prova l'apertura verso Minacori, l'anticipo di Opriesco però poi di fatto appoggia a Lanza, prova a caricare il sinistro centrale, ci ha provato Matteo Lanza, fa filtrare un buon pallone per Abercon, si propone di fatta al limite, pallone che viene non bloccato da Aprile che adesso arriva a Lanza, il gol! Il raddoppio del Licata, segnato Matteo Lanza, una bella azione nata dalla destra e conclusa a sinistra con il gioco di Scopelliti che ha liberato Abercon, poi Abercon ha servito di fatta che non è riuscito in primo momento a superare il portiere, è arrivato a Darmanforte Lanza che poi si è trovato la porta sguarnita, butta nello spazio Rotulo, lo vede Minacori, sì, c'è il break del Licata, una transizione interessante con Rotulo mette la palla sul destro, vede l'arrivo di Minacori che la incrocia a palo, Abercon sbaglia un gol da un metro, forse non credeva nemmeno. Francia, vediamo il buon gioco su Izzico, ancora Francia, allarga bene a destra per Scopelliti, mette un pallone in mezzo di testa, la doppietta di Riccardo Rotulo che ha piegato i guantoni di Aprile, quindi al minuto 26 arriva la nona rete in campionato di Riccardo Rotulo, del fuorigioco da Rotulo, Minacori, lato corto dell'aria, le finte su Dimitrov, Minacori arriva da di fatta, si immola d'amore, salva l'eventuale gol del 4-0, di fatta era andato Izzico, di prima Dimitrov, pallone sempre per l'argentino,
L'argentino affrontato da Rotulo resiste, poi il cross e c'è il gol, scavalcato Percons da questa conclusione beffarda di Izco. Però c'è l'anticipo di Cosenza, Coris in posizione regolare, trova la sfera Andreassi al limite, Andreassi il tiro, stavolta Percons si abbassa bene e blocca. Pallone per Minacori, non c'è fallo, attenzione Licata, può andare un 3 contro 2, Minacori, pallone per Abercon che sbaglia ancora. Abercon, non il in porta, 10 minuti della ripresa, 3 a 1 tra Licata e Castrovillari. Cosenza scavalca la barriera, stavolta Percons ci mette i pugni e manda in calcio d'angolo il primo per il Castrovillari. Le parti di Cosenza, D'Amore, Andreassi scappa via Scopelliti, poi prova il tiro a giro che non va lontanissimo dal bersaglio grosso, mentre nessun calciatore delicata che si propone, la recupera Cosenza, sfera Coris, si prova a girarsi, palla sul destro, Percons con i pugni dice no. Poi il rinvio di Lanza, viene alla transizione, velocissimo Saito, prova a servire Minacori. Poi attenzione, scivola il portiere Minacori, gli ruba il pallone, Minacori cade giù, non c'è niente. Non c'è nulla, con la porta sguarnita, Minacori. Barriera molto fitta quella del Licata. Si posiziona anche il coccodrillo con Minacori. Il fischio di Tedesco, parte Coris di potenza, la smanaccia Percons. Di Candilio la recupera il Licata, Currò regolare la posizione di Saito, attenzione al Licata, azione molto pericolosa, Saito traversa, palla che non entra, ancora Saito a porta vuota, sbaglia e anche questa volta il Licata non è fortunato. Altro legno, la libera Cannino, fischietta in bocca, triplice fischio, game over al Saraceno. Il Licata batte 3-1 il Castrovillari e saluta il proprio pubblico con una vittoria non tanto importante ai fini della classifica, ma che regala l'ultima gioia casalinga della stagione al Licata, che va a quota 43 punti. Siracusa che batte l'Agragas per 4-0 in uno dei alcuni derby che ci sono stati in questa 37esima giornata, derby siciliani. Siracusa che ha 78 punti, ha battuto per 4-0 l'Agragas, che ormai non ha praticamente nulla da dire a questo campionato, e vediamoci questo 4-0 di Siracusa Agragas. Domenica 5 maggio si giocherà l'ultima giornata della regular season, appunto della Serie D. Domenica 5 maggio, questo è il quadro: Agragas Portici, Canicattì San Luca, Castrovillari Gioiese, Igea Virtus Regina, Real Casanovo Siracusa, San Catanese Cireale, Trapani Sant'Agata e Vibonese Licata. Ma diciamo Vibonese e Regina sono sicuri del terzo e quarto posto, per cui giocheranno loro la semifinale playoff, però prima c'è da affrontare l'ultima giornata che c'è stata in eccellenza calabrese, vittoria del San Biasi di questo campionato già da tre settimane. San Biasi che non si ferma, non si è fermato neanche l'ultima giornata, ha vinto 4-0, ha festeggiato al meglio la promozione in Serie D battendo 4-0 lo Scalea, non subendo nemmeno in questa partita gol, chiudendo quindi con numeri pazzeschi: 30 partite, 22 vittorie, 7 pareggi, una sola sconfitta, 53 gol fatti, quindi miglior attacco insieme alla Vigor Lamezia e migliore difesa, ma la migliore difesa di tutta Italia della Serie A fino all'eccellenza, con solo 8 reti subite, di cui uno solo nel girone di ritorno, tra l'altro su calcio di rigore. Questi risultati comunque della 30esima e ultima giornata della regular season del campionato di eccellenza calabrese.
Bocale batte Paolana 3-0, Brancaleone Soriano 3-0, Cittanova Stilo Monasterace 2-0, DGS Praia Torto Ravicor Lamezia 1-0, Gioiosa Ionica Palmese 1-3, Isola Capo Rizzuto Morrone 2-2, Rendere Geravagnese 3-2, San Biase batte Scalea 4-0. Conclusioni: San Biase promosso in Serie D, playoff Vigor Lamezia già in finale ai playoff regionali, semifinale Soriano Cittanova, ai playout Palmese che è già in finale dei playout, poi si giocherà Scalea Gioiosa Ionica, retrocede in promozione la Stilo Monasterace. Festa dunque al Gianni Renda di Lamezia Terme per il 4-0 del San Biase con cui ha battuto lo Scalea, ma soprattutto per la festa in Serie D. Vediamoci il servizio. Meritatissimo tributo per il San Biase che si congeda in trionfo dall'eccellenza a suggello di una stagione da incorniciare. Ultimo banco di prova al Gianni Renda, lo Scalea che ha bisogno di fare punti per evitare il playout contro la Morrone. Queste le scelte iniziali di mister Morelli: Giuliano in porta, Ferri, Schirripa, Trentinella, Valentino Frasson, Strumbo, Cataldi, Solomon, Giarò, Crucitti e Umbaca. Arbitra Gregorio Polistina di Soverato, coadiuvato da Matteo Baracalli di Lodi, Francesco Paolo Paola. Passiamo al racconto di questa sfida grazie all'immagine a cuore di Giuseppe Donato. Al terzo l'imbucata di Crucitti per Cataldi vede l'inserimento di Umbaca, palla arretrata e piattone sinistro del fantasista giallorosso che pugna Calandra di prima intenzione. Al sesto i padroni di casa trovano l'immediato raddoppio, un lancio lungo per Cataldi, controlla in area e si gira sul palo lontano freddando per la seconda volta Calandra. Al dodicesimo ci prova Schirripa a iscriversi nel tabellino dei marcatori, il suo mancino termina sul fondo. Al diciannovesimo battono un colpo ai biancostellati, conclusione tesa di Mollo che sorvola la trasversale ai pali. Due minuti più tardi il cross del solito Umbaca per la testa di Solomon, pallone che però termina sul fondo. Due minuti dopo la mezz'ora Scalea pericoloso con un colpo di testa di Troncone che sorvola la traversa. Al 34esimo Crucitti scambia con Umbaca, prova il mancino deviato però questa volta provvidenzialmente con il piede da Calandra. Ultima emozione della prima frazione di gioco con Perri, illumina per Crucitti, prova il mancino a giro che fischia vicino all'incrocio dei pari. Va così in archivio la prima frazione di gioco, San Biase avanti per 2-0, inizia con un cambio alla ripresa con Pirillo, leva Trentinella, 3 minuti al rientro in campo e le formazioni. Umbaca ruba palla a sinistra, pesca sul secondo palo Giallo, libero di appoggiare in rete indisturbato, 3-0 al Gianni Renda di Lamezia. Continuano i cambi con Abayan e Costanzo che rilevano Giallo e Cataldi. Un minuto dopo l'ora di gioco, Crucitti per Costanzo, un tiro cross che beffa Calandra per il poker di giornata, dentro Caputo in luogo di Schirripa al 68esimo. Scalea pericoloso con questo tentativo che non crea grossi grattacapi all'estremo difensore Lametino. Nel finale è concesse anche scampoli di gara al classe 56 Ricca. Ancora cambi con Frasson che rileva Perri all'84esimo, cross di Costanzo per Abayan che non trova la deviazione del 5-0. Segue solo il triplice fischio, il San Biase si congeda come meglio non potrebbe dai propri tifosi. Il prossimo anno sarà Serie D al Gianni Renda. Un saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima stagione. Bene, ancora complimenti per il San Biase, dunque ora atteso dal campionato di Serie D la prossima stagione, quindi con il campionato di eccellenza calabrese, con il trionfo del San Biase, concludiamo questo nostro nuovo appuntamento settimanale con A Tutto Calcio. È tutto da Pasquale Oretura, naturalmente ci rivedremo con A Tutto Calcio per la prossima settimana. Mitsubishi Colt, tua da €149 al mese, con 5 anni di garanzia e 3 anni di assicurazione furto e incendio. Vieni a provarla nelle concessionarie Mitsubishi.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.